dopo l'altro, il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Beh, con Jimmy ormai ci conosciamo da tantissimo tempo, anzi, questa sera abbiamo pensato di fare una cosa, un omaggio ai grandi cantautori italiani, però sempre in versione un po' più libera, un po' più jazz, per così dire. È importante avere in mano la situazione, non ti preoccupare, di tempo per cambiare ce n'è, ce n'è. Così ripensami, tra 20 anni pensami, vestito da torero, con una torta in mano. Io ho cominciato con il rock and roll, poi pian piano venendo su con le sale da ballo, poi con i nightclub. Il jazz è una brutta bestia per me, perché mi ha sempre fatto soffrire molto, perché ho dovuto sudare per acquisire il minimo indispensabile per poter pronunciare il jazz. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come nel disempio. Ho avuto la fortuna di stare vicino a, ne cito tre, ma potrei citarne 7 o 8: Paolo Conte, Francesco Guccini, Lucio Dalla, che sono, perdonami, 3 numeri 1 assoluti. Ognuno con la sua poetica, ognuno con le sue problematiche, ognuno. Tutti mi hanno dato tante cose, tutti, quindi non solamente suonare e prestare la mia lancia, ma anche condividere tanti altri aspetti della vita normale, quali possono essere i dopo concerto, le chiacchiere. Sono stato molto fortunato. Via via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. E viva il cubo! È meraviglioso, è un'emozione particolare, proprio come il giardino. Il cubo è bellissimo, adattissimo per fare concerti. Anzi, una cosa molto bella. Bologna, sì, dovrebbe essere piena di posti del genere. E riderai, quel giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola,